Benvenuti a questo nuovo video nel quale tratterò brevemente un tema che mi è stato suggerito da uno di voi e lo vedete qui nel titolo. Il tema è un server grafico. Cos'è un server grafico? Mi è stata fatta questa domanda e allora puntualmente mi sono documentato un attimino e ho riassunto qui in modo molto stringato, diciamo, e conciso di cosa si tratta. Ecco, il server grafico, così come per esempio il kernel del nostro sistema Linux, è un insieme di programmi, una componente del tutto che fa parte appunto dell'insieme di tutto un sistema operativo. Ecco, quindi un server grafico appunto è un insieme di programmi, ovvero di software. E cosa fa questo insieme di programmi? Gestisce l'interazione con la scheda grafica, scusate, del nostro PC. Naturalmente con il tramite dei driver specifici per una certa scheda grafica. Sappiamo che ci sono diverse marche, diversi produttori di schede grafiche e ognuno fornisce per i suoi prodotti dei driver specifici. Ecco, i driver sono anch'essi software, quindi sono ulteriori programmi che si appoggiano proprio alla scheda grafica e fanno da tramite fra altri programmi e proprio l'hardware fisico della scheda grafica. Quindi il singolo fabbricante ovviamente conosce tutte le caratteristiche tecniche dei propri prodotti e quindi può anche fornire dei driver specifici e specializzati per la tal scheda grafica o la tal altra. Ecco, quindi il server grafico, dunque, è un insieme di programmi che, unito ai driver, che sono altri programmi, ci permettono di vedere le immagini del desktop disegnate sul nostro video. Quindi, quando noi siamo seduti davanti al nostro PC, probabilmente diamo per scontato il fatto di interagire con il nostro mouse, di aprire e chiudere finestre, ingrandirle, spostarle, giocare in una finestra, scrivere un documento in un'altra finestra, eccetera, eccetera. E tutto questo però fa parte del lavoro, dietro le quinte o, se vogliamo, sotto il cofano del server grafico che silenziosamente, assieme ad altre componenti, fa il suo lavoro, appunto, di comporre il disegno grafico del nostro desktop e quindi che ci permette anche l'interazione con il nostro PC. Ecco, e perché si chiama server grafico? Ecco, si chiama server perché si comporta come un server, ovvero aspetta le richieste lato client, quindi dei programmi che stanno girando, che sono in esecuzione sul nostro PC, e anche le varie richieste delle varie fonti di input, ovvero dei vari modi con cui possiamo interagire con il nostro PC, cosa si intende con la tastiera, con il mouse, se abbiamo connesso una tavoletta grafica, oppure se abbiamo addirittura uno schermo touch, ovvero sensibile al tocco, quindi possiamo interagire direttamente con i nostri bei ditini sullo schermo. Ecco, anche questo è un modo di interagire con il nostro PC. E il server grafico si occupa di prendere in carico, di sentire questi input, che sia appunto la tastiera o lo schermo touchscreen, e di tradurre tutto ciò in informazioni per disegnare il desktop. Quindi il nostro puntatore del mouse, che in questo momento sto muovendo, è un metodo di input per il nostro PC e quindi per il nostro server grafico, che fa in modo che il mouse si muova e si posizioni dove noi vogliamo, esattamente alle coordinate dello schermo dove io lo sto spostando. Per esempio, ecco, oppure può essere anche il cursore, mentre stiamo scrivendo un documento in LibreOffice Writer, c'è sempre la barretta verticale che lampeggia, e questo è il cursore che, quando noi scriviamo con la tastiera, si sposta assieme alle parole che noi scriviamo. Tutto questo è gestito dietro, silenziosamente ed efficacemente, dal nostro server grafico. Ecco.
E quindi il risultato finale di questo lavoro del server grafico è appunto un'interazione con i driver della scheda grafica in modo da fornire tutte le informazioni necessarie per l'output, ovvero in questo caso l'output, quindi l'uscita è la schermata del video attualizzata con le ultime informazioni. Ecco, ancora per fare un altro esempio con il mouse, in questo momento il mio schermo non sto toccando nulla, né tastiera, né mouse, né niente, c'è solo il cursore del testo che lampeggia ogni tanto dove ho messo per l'ultima volta il puntatore del mouse, vedete che lampeggia un po' il cursore, se no non sto toccando niente, però appena muovo il mouse tutte queste informazioni e seleziono una parte del testo, ecco tutte queste informazioni grafiche che ci mostrano che ho selezionato quella parte di frase e che il mouse l'ho spostato leggermente verso destra, verso il bordo destro, tutte queste informazioni sono state elaborate dal software grafico in collaborazione con i driver della scheda grafica in modo da aggiornare tutta la schermata che state vedendo adesso in questo video registrato, tutta la schermata del mio PC, in modo da presentarmi la situazione nuova come io ho desiderato che sia con la nuova situazione data in input al server grafico. Rispettivamente, se io seleziono un'altra parte del testo, è una nuova situazione che deve essere, diciamo, ridipinta sullo schermo, sul video, e di questo se ne occupa appunto il server grafico. Ecco, quello che invece, scusate, prima di questo punto, ancora un piccolo esempio, se io sposto la finestra, ecco, il fatto di spostare la finestra a nuove coordinate dello schermo, quindi in mezzo allo schermo invece che qui nell'angolo in basso a destra, lo fatto di spostare questa finestra con la mia scaletta è compito del server grafico, pure esso, pure questo è un compito del server grafico e non solo il cambiare lo stato, la visualizzazione della videata in quanto tale, ma anche per esempio spostare le finestre è compito del server grafico. Ecco. Quello che invece non fa Quello che non offre un server grafico, quindi questo secondo punto, è lo stile dell'ambiente grafico, ovvero come vediamo la schermata, come è vestita graficamente la nostra schermata. Ecco, a questo ci pensano i vari famosi ambienti desktop che sono sempre un po' in lotta fra loro con tutti gli utenti del mondo open source, nel nostro caso, il mondo Linux. Ci sono svariati tipi di ambienti desktop e ognuno ha la sua idea e dice naturalmente che uno è migliore dell'altro, però va un po' anche questo a gusti, a gusto estetico e di praticità di utilizzo, a seconda di ognuno con le sue esigenze. Comunque, ecco, i vari ambienti desktop, i vari Unity, GNOME, KDE, XFCE, LXDE, eccetera, eccetera, questi sono a loro volta un insieme di programmi più o meno ampio che si occupano di vestire graficamente, di dare lo stile, l'eleganza o meno, a seconda dei gusti di ognuno, del desktop in quanto tale. Ecco, mentre il server grafico in realtà si occupa, diciamo, del lavoro grezzo, di posizionare le finestre dove noi vogliamo metterle. Quindi questa massimizzata, questa qui nell'angolo in basso destra, di mostrarmi il cursore del testo da poter scrivere nella posizione dove io lo metto con il mouse, di mostrarmi il cursore del mouse dove io lo sposto, eccetera, eccetera, come ho detto prima, mentre lo stile grafico appunto è gestito da questi altri programmi che non hanno niente a che fare con il server grafico, sono staccati dal server grafico e si chiamano ambienti desktop e sono anch'essi tutto programmi software. Ecco, per concludere questo video, facciamo una breve carrellata, diciamo anche includendo notizie recenti sui server grafici. Questo perché? Perché si parte, diciamo, dall'antico, da decenni, esattamente dal 1984, che è stato creato ed esiste il server X o X11. Vedete qui, sullo sfondo la schermata della pagina principale della home del sito di X, degli sviluppatori del server grafico X. Ecco, allo stato attuale, a livello, come dire, produttivo di utilizzo quotidiano,
tutte le distribuzioni Linux, che io sappia praticamente tutte, qualsiasi distribuzione Linux, oltre ad avere il kernel Linux ovviamente, ha anche un server grafico X, che è poi quello che ci permette appunto di interagire con il nostro desktop. E però vedete dalla data che questo server X è un progetto molto lontano nel tempo, molto vecchio, e nell'ambito informatico tutti questi anni, quindi praticamente diciamo 30 anni, sono un'eternità, ecco, e il server X mostra tutti i suoi anni, sta mostrando dei limiti perché la tecnica va sempre avanti, gli ambienti grafici Linux si raffinano sempre più e il server X incomincia a far fatica a soddisfare tutte le esigenze dei nuovi ambienti desktop. E quindi comunque è un progetto solido, antico, abbiamo detto, valido, però incomincia a mostrare i suoi limiti. Questa, per chi è interessato, io lascerò poi naturalmente sempre i riferimenti ad internet, questa è la pagina degli sviluppatori del server X, eccola qua. Per chi è più interessato a entrare tecnicamente nei dettagli, è questo. Dicevo che è antico, che è vecchio, che mostra i suoi limiti, tutte le sue rughe, diciamo così, e quindi non per nulla, è proprio per questo motivo, recentemente, quindi in anni più recenti, decisamente più recenti, sono nati ulteriori progetti che hanno l'obiettivo di mandare in pensione il server X e quindi essere sostituiti con dei server grafici più moderni e più adatti ai tempi. Uno di questi progetti è Wayland, o Wayland, non so esattamente come esattamente pronunciarlo, che è nato nel 2008, quindi vedete ha qualche anno anche lui, circa 5 anni diciamo a questo punto, ma è decisamente più giovane che non il server X, quindi è nato da zero, Wayland, quindi è proprio un progetto nuovo e dovrebbe, appunto, nelle intenzioni, sostituire prima o poi il server X nelle varie distribuzioni Linux che vorranno adottarlo. Ecco, anche di Wayland ho messo qui la pagina principale di questo progetto e vedete proprio nella prima frase che si dice chiaramente lo scopo di questo progetto. Wayland è inteso come un rimpiazzo per X, vedete, non si dice neanche server X perché in ambito Linux X è proprio sinonimo o X11 di questo server grafico storico e quindi Wayland è un progetto inteso come un rimpiazzo più semplificato, più moderno di questo server X. È un lavoro in corso, un cantiere aperto anche Wayland sta avanzando. Ci sono già delle distribuzioni, degli ambienti grafici che si stanno adattando e stanno adottando Wayland come GNOME, KDE, eccetera, eccetera. E quindi vedremo il futuro cosa riserverà questo interessante progetto. Ultimo arrivato, per il momento almeno, è dopo la decisione di Canonical. Il server grafico MIR, e anche qui ho la pagina per chi è interessato, la pagina tecnica di MIR con tutte le descrizioni del progetto, del perché, del per come e anche con i dettagli tecnici, come installarlo, come si può entrare a sviluppare, a contribuire a MIR, eccetera, eccetera. Ecco. Questo è veramente molto, molto, molto giovane. Il più giovane, vedete che è dalla fine 2012, inizio 2013 che è nato questo progetto. E è il più recente di tutti, è proprio una decisione recente di Canonical, ovvero dell'azienda che sta dietro ad Ubuntu, e MIR sarà uno specifico server grafico che nasce per specificatamente Ubuntu. Ciò non vuol dire che altre distribuzioni e altri ambienti grafici non possano utilizzarlo, non è esclusivo per Unity Ubuntu, ma essendo un progetto di Canonical, inizia a nascere specificatamente per Unity di Ubuntu. Poi anche qui se prenderà piede si vedrà se verrà adottato o meno da altre distribuzioni. Ecco, quindi brevissima panoramica su questi progetti che sono poi fondamentali e importanti perché senza gestione della parte grafica non si può usare il PC, non si può usare un tablet, non si può usare un telefono, nulla. E quindi
è essenziale e fondamentale avere un server grafico funzionante. Ecco. Come ho detto, giusto per concludere, il server X è una garanzia, nel senso che è il più vecchio progetto, quindi nel tempo si è consolidato sempre più, però essendo vecchio, essendo nato molti anni fa, mostra i limiti dell'età e i limiti del tempo in cui è stato concepito. Wayland e Mir sono dei cantieri aperti, quindi non sono per nulla stabili e per nulla o quasi per nulla utilizzabili già quotidianamente. Si possono provare, ma non sono sicuramente all'altezza del server X come stabilità. Però appunto hanno dalla parte loro il vantaggio di essere più giovani, di essere stati concepiti in tempi più recenti. Quindi vedremo il futuro cosa riserverà in questo ambito. Probabilmente l'unica cosa sicura che si può dire adesso è che il server X è destinato ad andare in pensione quanto prima. Chi prenderà il sopravvento fra Wayland, Mir e magari chissà un altro progetto che ancora non conosciamo in questo momento, non si sa ancora di preciso. Ecco. Con questo direi che ho concluso anche questo video, che appunto era una richiesta di uno di voi. Spero di essere riuscito a chiarire il ruolo di questa componente del nostro sistema operativo. E con questo vi saluto e vi attendo al prossimo video. Ciao ciao!